Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo video è la risposta ad un tag che mi è arrivato sul mio profilo di Facebook. Il tag si intitola Io e il mio make-up. All'inizio non ero sicura che avrei risposto perché ho pensato questo tag è molto carino, mi piace molto, però non riguarda comunque gli argomenti del mio canale, non ci sono video, tutorial su come ci si trucca, non parlo di prodotti, non parlo di make-up, quindi mi sembrava che potesse essere un pochino troppo fuori tema. Poi però ho anche pensato che comunque lo scopo dei video tag presenti sul mio canale è quello di permettere a voi che mi seguite di conoscermi meglio, facendo emergere magari degli aspetti del mio carattere, del mio modo di essere, che non emergerebbero in altri video, e quindi ho pensato che mi sarebbe piaciuto molto rispondere a questo tag, quindi ho deciso di farlo. Ho pensato che siccome alcune domande sono abbastanza specifiche, potrebbe essere carino rispondervi mostrandovi proprio quelli che sono i prodotti che io uso. Intanto vi faccio vedere la mia bustina per i trucchi, che è questa. A me è piaciuta tantissimo questa busta quando l'ho vista, mi è sembrata molto femminile, l'ho proprio sentita mia. È anche comoda perché è molto spaziosa, ci sta un sacco di roba dentro. C'è anche questa tasca che io utilizzo perché quando ad esempio utilizzo i pennellini, magari li metto un attimo qua dentro, poi li prendo, insomma è molto comoda. E ci stanno dentro un sacco di cose, come potete vedere. Parto subito con il tag, altrimenti blattero per delle ore. La prima domanda: quanti anni avevi la prima volta che ti sei truccata? La prima volta in assoluto che mi hanno truccato è stato a Carnevale, sicuramente. Poi, durante una recita scolastica alle elementari, mi ricordo che interpretavo la parte di una geisha, mi avevano truccato da giapponese, avevo un rossetto rosso fuoco ed ero felicissima di avere questo rossetto. Però, la prima volta che mi sono invece truccata seriamente, nel senso con consapevolezza perché l'avevo scelto io, più o meno avevo tra i 13 e i 14 anni, quindi diciamo che alla fine della scuola media più o meno ho cominciato a truccarmi. All'inizio mi mettevo solo un po' di mascara, quindi una cosa molto leggera che quasi non si vedeva neanche, e poi piano piano ho cominciato a mettere qualcosa di più, a mettere il rossetto, a mettere un pochino di fard o di terra comunque sul viso. Insomma, poi piano piano c'è stata l'evoluzione, sono arrivata a truccarmi come mi vedete adesso, però è stato graduale, non è stato da subito in questo modo, ovviamente. Seconda domanda: che tipo di pelle hai? Io purtroppo ho una pelle molto secca, infatti quotidianamente lotto con questo problema mettendomi creme idratanti di tutti i generi, molto spesso non funzionano neanche tanto bene. E soprattutto patisco molto il freddo, il vento, perché se c'è vento, c'è freddo, subito la mia pelle ne risente, si secca ancora di più, purtroppo è così. Che tipo di sapone usi per lavare il viso? Io uso una semplicissima saponetta, ve la faccio anche vedere questa. Felce Azzurra Paglieri è una saponetta veramente buona, un ottimo profumo, è un sapone neutro. Funziona benissimo perché comunque pulisce a fondo la pelle, è molto economica perché è una semplice saponetta che si trova al supermercato in qualsiasi parte del mondo, quindi è veramente anche pratica. E devo dire che non è l'unica saponetta che uso perché a me piace anche cambiare tipo di saponetta, quindi mi piace magari provare delle nuove saponette con dei nuovi profumi, delle nuove tipologie. Di solito preferisco che sia sapone neutro, però mi è capitato anche di usare sapone che non fosse proprio neutro al 100% e mi sono comunque trovata abbastanza bene. Usi della crema per il contorno occhi? No, io non uso crema per il contorno occhi, semplicemente perché ho gli occhi abbastanza delicati e quando avevo provato a usare il contorno occhi, i prodotti per il contorno occhi, avevo notato che mi provocavano un fastidio, un leggero bruciore agli occhi, quindi ho preferito non usare nulla e io intorno agli occhi non metto niente a livello di crema. Hai mai avuto l'acne? No, direi di no, non l'acne quella pesante, forte. Ovviamente nell'età dell'adolescenza, così ho avuto qualche piccolo brufolo, più che dell'adolescenza, l'età delle medie, direi, quindi la preadolescenza. Ho avuto qualche brufolino, però niente di assolutamente eclatante o visibile. Per fortuna non ho mai avuto il viso ricoperto di acne e meno male, perché credo che a quei tempi soprattutto mi avrebbe messo abbastanza a disagio, quindi meno male che mi sono schivata questo problema. Che fondotinta usi? Ve lo faccio vedere. Io uso il fondotinta della Sienne, questo qua. Lo trovate nel supermercato Lidl.
È vero che quel supermercato è un discount, però devo dire la verità, io come prodotti di make-up mi sono sempre trovata benissimo, fatta eccezione per il mascara, quello l'avevo preso una volta, ma mi sono trovata molto male, quindi non l'ho più comprato. Però il fondotinta è veramente buono, è abbastanza consistente nella stesura, non si scioglie, rimane comunque ben compatto quando lo spalmate sul viso, quindi io mi trovo benissimo con questo. Questo in particolare è una tonalità molto chiara perché io ho la pelle molto chiara, quindi ovviamente ho dovuto prendere quello più chiaro perché non mi piace l'effetto maschera sul viso. Ve lo faccio vedere, è comunque questa tonalità qua, spero che si veda, perché oggi ho qualche problema con la luce. Andiamo avanti. Che correttore usi? Allora, io uso il correttore della Bottega Verde, che è questo, ed è un correttore molto chiaro, anche questo vedete che è praticamente il colore della mia pelle. E lo uso per gli occhi, nel senso lo metto qua sotto gli occhi come correttore. Difficilmente lo uso per coprire magari qualche brigolina che mi può spuntare nel corso del tempo, ma insomma solitamente lo metto sotto gli occhi ed è molto buono perché copre quelle occhiaie leggere, perché io poi non è che ho tantissime occhiaie, cioè non ce l'ho visibili, però un pochino magari sì, e quindi riesce a coprirle bene senza dare quell'effetto proprio di qualcosa di pastoso sotto gli occhi e insomma lo ritengo un buon prodotto. Cosa pensi delle ciglia finte? Io penso che le ciglia finte siano un buonissimo e ottimo prodotto per chi ha bisogno delle ciglia più lunghe. Non è il mio caso perché io devo dire che sono abbastanza fortunata perché ho le ciglia lunghissime già di mio, cioè al naturale. Quindi se io mi mettessi le ciglia finte mi arriverebbero fin sopra la testa, quindi io non le ho mai usate, credo che non mi serviranno a meno che non mi si accorcino le ciglia all'improvviso, però penso che siano molto belle, soprattutto se sono messe bene, se sono magari se la linea, diciamo quella colla che c'è per attaccarle è ben delineata magari con una matita, se non sono eccessivamente folte, perché poi magari si capisce che sono finte, ma se sono un buon prodotto di una buona marca, che comunque con una consistenza abbastanza naturale, credo che siano molto belle. Sai che dovresti cambiare ogni 3 mesi il mascara? Sì, lo so, io lo cambio anche di più, direi di ogni 3 mesi, perché lo uso tutti i giorni, costantemente, ne metto anche un bel po' sopra le ciglia, quindi lo finisco prima dei 3 mesi. Non mi è mai capitato di avere un mascara che mi durasse più di 3 mesi, quindi direi che insomma sono addirittura sotto a questa soglia. Che tipo di mascara usi? Io uso il mascara della L'Oreal, resistente all'acqua. In questo caso, cioè in questo periodo, sto usando questo, che è quello che fa l'effetto volume. Ha un pennellino molto molto semplice, normale, non è un pennellino incurvante, è questo pennellino qua. Io mi trovo veramente bene, ma proprio bene, con il mascara della L'Oreal in generale, perché poi ho usato anche altri tipi di mascara della L'Oreal e mi sono sempre trovata benissimo. L'unica cosa è che tassativamente deve essere resistente all'acqua, perché è l'unico mascara che io riesco a mettere sulle ciglia e a fare in modo che resti sulle ciglia senza colare sulle guance praticamente, perché tutti gli altri mascara che ho usato non resistenti all'acqua, non so perché, ma dopo un po' me li ritrovavo tutti qua sotto e è un effetto veramente brutto che non mi piaceva, quindi ho risolto il problema con il mascara resistente all'acqua che ovviamente rimuovo con lo struccante fatto apposta per questo tipo di mascara, che è quello bifasico. Altra domanda, Sephora o MAC? Sephora, a me piace molto la Sephora, mi piacciono molto i prodotti della Sephora, ho anche la tessera, sono una loro fedelissima cliente. La MAC non è che mi dispiace assolutamente, però fra le due io scelgo Sephora. Che strumenti usi per truccarti? Principalmente io uso solo pennelli per truccarmi, in particolare i pennelli per l'ombretto, che sono quelli che uso di più, e il pennello per la terra che metto sul viso. Come vedete ho 3 pennelli per l'ombretto, perché questo che ha le setole un pochino più piatte, che è così, lo uso quando mi metto la base chiara.
Questo invece che ha, diciamo, le setole un pochino più compatte, un pochino più corte, lo uso quando metto l'ombretto a matita e lo devo tirare, spalmare, sfumare. E questo che invece ha le setole più arrotondate, io spero che si veda, ragazzi. Questo ha le setole più arrotondate e lo uso quando metto l'ultimo strato di ombretto, che è quello, diciamo, verde, un pochino più scuro, e faccio un lavoro di tamponamento. Quindi prendo un pochino di ombretto e lo tampono leggermente sopra a quello che ho già messo, che è a matita, per dare più luminosità. Quindi uso questi tre. E poi il pennello che uso per il fardo, la terra, è questo, un pennello molto semplice, molto morbido, che assolutamente, riesce comunque a rendere il trucco molto uniforme. E l'ho preso fatto in questo modo perché volevo che stesse dentro la mia bustina e soprattutto non volevo lasciare le setole scoperte. Perché io ho la pelle molto delicata, mi si irrita molto facilmente, quindi quando ho preso quei pennelli che non potevano chiudersi, diciamo, poi dopo un po', magari per colpa di qualche granello di polvere, qualche cosa, mi rendevo conto che mi rovinavano la pelle, quindi preferisco che stia chiuso. E ho optato quindi per questa tipologia, che è anche poi comoda perché comunque sta dentro la busta. Andiamo avanti. Usi delle basi per ombretti? Sì, io uso il primer per ombretti, che è quello della Kiko, questo qua. Scusate, c'è qualche macchiolina nera, semplicemente perché nella bustina c'è anche la matita che io uso per gli occhi e puntualmente perdo il tappo, quindi tutte le volte va a picchiare contro questo che è bianco naturalmente e quindi ogni tanto mi ritrovo qualche puntino nero. Comunque uso questo che è della Kiko ed è in consistenza, diciamo, crema ed è il colore naturale. Ed è veramente efficacissimo perché io devo dire che mi metto l'ombretto a volte anche alle 6 del mattino e se uso questa base posso anche togliermi il trucco alle 2 di notte, che state tranquilli che l'ombretto è sempre lì, ben spalmato, ben uniforme. È veramente efficace. Io prima di usare questo tipo di prodotto, tutte le volte che mi mettevo l'ombretto, dopo un po' me lo ritrovavo ovunque, tranne che sulla palpebra. Invece con questo tipo di prodotto non è mai più successo, sono ormai anni che lo uso e ho veramente risolto il problema perché l'ombretto mi dura veramente un'eternità ed è proprio fantastico, io lo consiglio a tutti, è quello della Kiko Naturale. Qual è il tuo ombretto preferito? Io prima usavo gli ombretti tassativamente ed esclusivamente della Sephora. Devo dire che in questo periodo però ho provato, sto provando anche altre marche e mi sto trovando bene. Il modo in cui sono truccata adesso ha, diciamo che prevede l'utilizzo di tre ombretti diversi e sono tutte e tre di marche diverse, quindi adesso vi spiego. Questo è della Bottega Verde, è la tonalità rosa tulle. Ve lo faccio vedere, spero che si veda, ed è quello che io utilizzo come base. Quindi io mi trucco gli occhi in questo modo, metto il primer, poi metto questo tipo di ombretto chiaro sulla palpebra e anche sulla parte sopra, diciamo quella del sotto le sopracciglia, perché dà molta luminosità all'occhio e poi non appesantisce perché è veramente molto molto chiaro, quindi non, quasi non si vede, però dà molta luminosità. Poi sulla palpebra e un pochino sull'angolo esterno io utilizzo questo tipo di ombretto, che è l'ombretto della Sephora, è un verde scuro, è questo qua, è veramente ottimo perché è morbidissimo, è di lunga durata, si spalma proprio benissimo sull'occhio, però ragazzi io mi hanno dato una pessima notizia perché questo tipo di ombretto mi hanno detto che è in esaurimento e non verrà più prodotto. Quindi io appena l'ho saputo sono corsa da Sephora e ne ho comprato due confezioni che tra l'altro erano anche in sconto perché stavano proprio togliendo dagli scaffali, però io sono disperata perché questo era il mio ombretto preferito, era quello che io veramente usavo tutti i giorni, che durava tantissimo, era molto morbido nella stesura. Quindi io faccio un appello, se c'è qualcuno della Sephora che sta guardando il mio video, mi raccomando, ripensateci, rifatemi questo ombretto perché era veramente ottimo, non capisco perché l'abbiano tolto dal catalogo. L'ultimo ombretto che uso, che è quello che metto sopra e che vi dicevo prima, tampono praticamente soltanto, è della marca Berange, che è una marca francese.
Ed è un verde scuro anche questo, è rotto perché mi è caduto purtroppo e quindi vabbè si è rotto. Comunque è questo ombretto qua, questo verde scuro e con questo diciamo che appoggio appena il pennello e faccio un po' un effetto tamponatura per dare ancora più luminosità. Quindi io sì, nel corso dello stesso make-up utilizzo tre ombretti diversi, di tre marche diverse, quindi effettivamente non sono tanto, sono un pochino fuori dal comune, diciamo. Usi la matita nera o l'eyeliner? Allora, io uso la matita nera, ma soltanto nella parte interna dell'occhio, quindi non matita eyeliner, ma matita nera Kajal, che è in particolare questa, Colossal Kajal, che è veramente buonissima perché è l'unica matita che io finora ho utilizzato che quando la metto, anziché sparire dopo 2 minuti, comunque rimane abbastanza compatta, abbastanza insomma in linea con l'occhio. È questa, si chiude in questo modo, io mi trovo molto bene, molto insomma una matita che ritengo almeno per il mio tipo di occhio molto buona. Qual è il tuo rossetto preferito? Io con il rossetto ho un rapporto abbastanza contrastato perché non riesco mai a trovare il rossetto che mi dia veramente soddisfazione. Adesso ultimamente mi sono inventata, diciamo, inventata tra virgolette, una formula che mi sta invece dando un pochino più soddisfazione perché il rossetto rimane abbastanza compatto sulle labbra, dura molto di più e soprattutto è un colore che comunque mi piace molto, che è quello che state vedendo adesso. Io non so da questa distanza cosa riuscite a vedere, però comunque l'effetto finale poi è quello che vedete. Prima io utilizzo la matita rossetto della Kiko, che è di questo colore qua, è un marrone abbastanza chiaro, direi, e io la utilizzo come base, quindi non ne metto tantissima, ma faccio in modo che le labbra si colorino appena ed è la base. Poi utilizzo questo rossetto che è della Sienne, lo vendono alla Lidl ed è un marrone un pochino più scuro. Io per stendere il rossetto preferisco usare il pennellino, però in questo momento non ho il pennellino proprio per il rossetto, nel senso che non riesco più a trovarlo, non mi ricordo dove l'ho messo, quindi sto utilizzando il pennellino del Lucidalabbra, che è un Lucidalabbra trasparente che io usavo soltanto per dare un po' di luminosità alle labbra, ma comunque mi sto trovando abbastanza bene. E quindi forse abbiamo risolto il problema del rossetto, almeno per un po' finché non voglio cambiare colore. Acquisti trucchi su eBay? No, io su eBay non ho mai comprato dei trucchi, non escludo che potrei farlo in futuro, però per il momento non ho avuto questo tipo di esperienza, quindi non vi so dire come sono questi trucchi perché non li ho mai comprati. Sei mai andata a lezione di make-up? No, io a lezione di make-up non sono mai andata e devo dire la verità, forse non sarebbe servito più di tanto perché mia mamma era un'estetista, adesso vabbè non lavora più da tanto tempo, però comunque ha studiato da estetista, ha lavorato per molti anni come estetista e quindi io la lezione di make-up ce l'avevo in casa, quindi tutte le volte che avevo bisogno di un consiglio, che avevo bisogno di capire come si poteva stendere meglio il rossetto, l'ombretto piuttosto che qualcos'altro, andavo da mia madre, lei me lo spiegava, qualche volta mi ha anche proprio truccato lei, quindi insomma mi ha fatto vedere un po' come potevo migliorarmi. E quindi direi che la lezione di make-up io l'ho sempre avuta, diciamo, personalizzata, però no, diciamo che a scuola proprio di make-up non ci sono mai andata. Sei maldestra a mettere il trucco? Ma no, principalmente no, nel senso che poi truccandomi tutti i giorni, facendolo molto spesso, ho la mano molto allenata, quindi sono anche diventata molto veloce in realtà a truccarmi. Qualche volta mi capita che l'ombretto, sempre l'ombretto, perché ovviamente mi capita sempre con l'ombretto in polvere, tra l'altro, qualche volta mi capita che mi scivoli e quindi mi cade. A volte mi va bene, sono fortunata e non si rompe, altre volte si rompe, come quello che avete visto prima, quindi purtroppo in questo senso un po' sì. Poi una volta avevo un ombretto che avevo comprato veramente da 2 giorni, mi è scivolato e si è sbriciolato, sembrava di avere della farina in mano, quindi insomma sì, a volte succede purtroppo. Qual è la cosa di make-up che vedi sugli altri e non ti piace?
Ma io non lo so, nel senso che io faccio poco caso, a dire la verità, a quello che fanno gli altri, come si vestono gli altri, come si truccano, come si tengono. Non sono una persona che fa tanto caso agli altri. Io di solito guardo quello che faccio io, mi guardo io, quindi non, direi che non ci ho neanche mai fatto troppo caso e non saprei proprio rispondere. Una cosa che forse magari non sta proprio benissimo, però non è una cosa di make-up in realtà, riguarda la cura del corpo, ma non il make-up, quando vedo quelle persone che hanno lo smalto tutto sbeccato, tutto insomma saltato, quello è un effetto che secondo me fa trasandato, fa trascurato, quindi magari meglio toglierselo piuttosto lo smalto che tenerlo in quel modo lì. Quella è una cosa che un po' sì, non è tanto bella vedersi, però non è una cosa di make-up comunque. E non faccio troppo caso, devo dire che non lo so, non saprei rispondere. Se dovessi uscire di casa con un solo elemento di make-up, cosa sceglieresti? Io sceglierei l'ombretto, perché a me piace tantissimo truccarmi gli occhi e l'ombretto è proprio quel cosmetico che secondo me sui miei occhi, sul mio tipo di viso, sul mio modo, per il mio modo di truccarmi, è quel cosmetico che davvero riesce a valorizzare lo sguardo, a dare luce, insomma, quindi sicuramente sceglierei l'ombretto. Usciresti di casa senza trucco? No, ragazzi, no, perché devo uscire di casa senza trucco? No, assolutamente. No, perché io ci tengo a uscire di casa curata, ben tenuta. Poi magari non è detto che io riesca sempre ad ottenere dei buoni risultati, però comunque mi piace l'idea di curare me stessa, di curare il mio corpo e di uscire di casa, insomma, abbastanza ben tenuta. Ovviamente questo in condizioni normali, se poi è ovvio che se succede qualcosa di grave devo uscire all'improvviso, non penso a truccarmi, però. Se sto uscendo ed è un'uscita comunque normale, non è successo niente, non sono in una situazione di emergenza, di urgenza, sicuramente mi trucco, scelgo di truccarmi, anche se devo uscire magari soltanto per andare vicino a casa, se è un'uscita breve, comunque a me fa piacere. Ma devo dire che non mi è mai pesato truccarmi, io l'ho sempre preso come un momento che dedico a me stessa e quindi. L'ho sempre fatto molto volentieri e non è mai, neanche un giorno della mia vita ho pensato mi devo truccare, non ne ho voglia. No, in realtà io quando mi trucco lo faccio sempre molto volentieri. Dunque, pensi di essere molto diversa senza trucco? No, io non penso di essere molto diversa perché comunque i lineamenti del mio viso, il colore dei miei occhi sono sempre quelli. Sicuramente senza trucco penso di avere lo sguardo più spento, perché io ho notato che quando sono senza trucco le persone che magari vengono in casa mia a trovarmi così mi chiedono sempre se sono stanca. Quindi credo senza trucco di avere lo sguardo più spento, quindi magari sembro più stanca, non lo so. Quindi sicuramente il trucco mi dà quella luminosità allo sguardo che senza trucco non riesco a raggiungere. Quindi in questo senso penso di essere un pochino diversa, poi nell'insieme più o meno sono uguale perché comunque il mio viso è questo anche senza trucco. La migliore marca di make-up per te? Io diciamo che non ho una marca preferita in assoluto perché dipende molto dal tipo di prodotto. Quindi come vi dicevo prima, se devo usare il mascara. Io preferisco la L'Oreal, se devo usare gli ombretti, preferisco la Sephora, se devo usare il fondotinta preferisco la Sienne. Come rossetti adesso sto usando diciamo un misto tra Kiko e Sienne, però su quelli ho molto meno pretese perché ripeto ancora non ho trovato un rossetto ideale, quindi sono sempre in esplorazione di rossetti. Quindi diciamo che una marca proprio preferita in assoluto non ce l'ho. Cosa pensi del trucco? Io penso che il trucco sia un modo per prendersi cura di se stessi, per coccolarsi, per dedicarsi un pochino al nostro benessere, per prendersi uno spazio anche per noi, perché molto spesso io sento delle persone che non si truccano perché non hanno voglia di alzarsi prima al mattino, perché non hanno tempo, perché devono andare a prendere i bambini a scuola. Però io credo che trovare quei 10 minuti, un quarto d'ora per mettersi un po' di rossetto, per mettersi un pochino di rimmel, di ombretto, insomma, credo
Credo che davvero sia un qualcosa di importante che possiamo fare per noi stessi. Perché io pensavo, quelle persone che spesso mi dicono io non mi trucco perché non ho tempo, perché devo stare dietro i bambini, perché devo correre di qua e di là. Io pensavo che però queste persone molto spesso magari passano mezz'ora a far scorrere la bacheca di Facebook sul cellulare. E invece che impiegare quella mezz'ora per guardare il cellulare, si potrebbe impiegare quella mezz'ora per prendersi un pochino cura di se stessi e del proprio corpo, perché poi quando io ad esempio sono un pochino giù di morale, a volte mi capita di truccarmi anche se magari non devo uscire di casa, perché il fatto poi di vedermi sistemata, di vedermi a posto, mi tira sul morale già soltanto quello. Quindi credo che sia veramente un qualcosa di importante, almeno questa è la mia opinione. Poi ovviamente ognuno fa del proprio corpo quello che ritiene più giusto e quello che si sente di fare, perché io sono per la libertà individuale sempre e comunque. Quindi rispondo per quello che è il mio pensiero, quello che io penso sia piacevole fare per me e sul mio corpo, ovviamente. Questa era l'ultima domanda, ragazzi. Già so che questo tag in originale era molto più lungo perché erano 40 domande, però a me è arrivato così, qui con meno domande. Quindi io non sono andata a cercarmi il tag originale, ho risposto a questo perché ho pensato, se mi hanno mandato questo, probabilmente vogliono che io risponda a questo. Quindi ho, diciamo, assecondato la richiesta. Mi chiedono anche chi taggo, io direi che taggo tutti. Le persone che vogliono rispondere a queste domande, che hanno voglia di raccontare cosa usano, come si truccano, che rapporto hanno col trucco. Mi fermo, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Buona serata!